l'attualità. Ieri sera è andata in scena l'ennesima boiata, l'ennesima bagarre veramente che insulta poi un po' le istituzioni, o almeno chi ci crede e chi nelle istituzioni lavora onestamente, e fortunatamente noi ne conosciamo tanti. Perché si doveva scegliere il nuovo presidente di aula, nuovo vicepresidente, sono state scelte due donne oneste, Valeria Baglio e Gemma Zuni, brave, lavoratrici che non hanno nulla a che fare con tutto quello che è successo e neanche con varie dinamiche più o meno discutibili di partito, dei rispettivi partiti, e una parte della Assemblea Capitolina rappresentata dai 5 Stelle, che comunque diciamo, diamoglielo atto, sono sempre stati molto duri per quanto riguarda le questioni di trasparenza, chiarezza, la volontà di rompere certe dinamiche, certi poteri forti, va benissimo. Sono gli unici usciti in maniera totalmente pulita da tutta questa situazione. Io lo voglio dire, Insomma, no, ma quel signore che spaccava lì era il è quello, responsabile. no, attenzione, attenzione, perché anche in quello io ho commesso anche un errore, nel senso che ho pubblicato su Facebook quella foto perché dicendo appunto. In realtà poi c'è stato un comunicato di Di Maio che ha detto che quel signore non si è mai in realtà iscritto, che il Movimento 5 Stelle non ha mai aperto una sede in quelle zone e in cui c'era una rappresentanza da parte di quell'aspetto umano e quindi diciamo che è Scusa, stata un po' però buttata in Valerio, ma il calderone. Movimento Cambiare 5 completo non è Stelle fatto. non è il movimento che non ha sedi, non ha tessere, che è No, il no, no, movimento no, della certo, gente. no, no, ma allora Vabbè, io ci fatemi credo poco dire. su sta cosa, sinceramente. Comunque, Guarda, sono allora, opinioni personali. concludendo il discorso che stavo facendo, questi rappresentanti politici sono i primi che cavalcano, vero, i 5 Stelle, per come la vedo io, sono i primi che cavalcano una situazione grave. E la cavalcano in maniera sbagliata, secondo me, perché aizzano il malcontento di una grossa parte della popolazione italiana, nello specifico di quella romana, e senza però avere l'accortezza di fare delle discussioni. Perché più di una volta mi trovo a discutere con gente del Movimento 5 Stelle, tra cui anche rappresentanti dei 5 Stelle nel mio municipio, consiglieri eletti nel mio municipio, che dicono il PD è un partito di ladri, punto. Cioè, il PD è tutto così, punto. Noi siamo gli unici puliti, quindi basta votare PD, basta votare PDL, basta votare. Questi sono i discorsi che vengono fatti, cioè non c'è minimamente distinzione tra le persone. Cioè, Valeria Baglio è stata eletta in mezzo agli urli, agli schiaffoni, agli insulti, a tutto quanto, e ai 5 Stelle è stata offerta la vicepresidenza, l'hanno rifiutata. Ai 5 Stelle è stato offerto di entrare in giunta con Marino e hanno rifiutato. Che cosa vogliono fare? Cioè, quello che mi chiedono loro, che cosa vogliono essere? Vogliono che si sciolga il comune per mafia? Non sanno che il comune non può riandare a nuove elezioni entro 18-24 mesi. E loro, tra 18-24 mesi, saranno ancora forti politicamente come adesso? Avranno ancora tutto il consenso che adesso potrebbero trovare? Perché diciamolo, se si vota domani mattina, 5 Stelle prendono un sacco di voti. Ma se si vota da 2 anni, siamo sicuri che prendono gli stessi voti che prenderebbero adesso? Mi conviene dire che il comune di Roma, che Roma Capitale deve essere sciolta per mafia? Io non penso che abbiano capito veramente la portata della questione, e soprattutto non penso che abbiano la profondità politica e di pensiero di saper distinguere tra chi nel Partito Democratico, il SEL. E anche lo voglio dire perché se no poi dopo facciamo sempre, cioè nel senso io almeno come dire lo voglio fare, me ne prendo responsabilità anche nell'NCD, in Forza Italia, Siamo sicuramente ci sono onesti persone intellettualmente. che oneste, esatto, bravo, che lavorano, poi dopo noi possiamo dire che hanno sbagliato parte dove mettersi, ma quelli sono affari loro, sono persone oneste che la pensano diversamente da noi e
da me, da voi, però che lo fanno onestamente. E poi ci sono quelli che rubano. Non si può pensare che se ci sono 50, 100, 1000 persone nel PD che rubano, allora il PD è un partito di ladri. Perché quanti siete voi dei circoli? Quanti tesserati ci stanno? Quanti siete migliaia a Roma, migliaia. E siete il PD, cioè non è che siete un altro partito. Allora come si può dire che il PD è un partito di ladri? Ci sono dei dirigenti ladri, ci saranno degli assessori ladri, ci saranno dei consiglieri ladri, ci saranno anche incompetenti. Ho sentito anche dire che essere incompetente è uguale a essere delinquente. Questa è una grandissima stronzata, scusate, certo. Perché allora a questo punto arrestiamo gli incompetenti? No, gli incompetenti non si rieleggono più, punto. Se si arriverà al 2018, tutti quei presidenti di municipio, quei consiglieri e quegli assessori che si sono mostrati incompetenti, incapaci di gestire i territori, nonostante l'ondata rossa che c'è stata da governo a regione e a municipio, a comune, e allora se ne andranno a casa o finiranno all'opposizione. Così è politicamente che tu metti da parte un incompetente, non gli puoi dare del delinquente. E questo lo stanno facendo perché adesso va di moda, è la politica che si è fatta del male da sola e ha creato questo mostro. È la stessa politica che ha creato queste figure che dicono noi siamo gli unici puri. E io una volta parlando con uno gli ho detto: scusa, ma nel vostro movimento ce sarà qualcuno che una volta non ha battuto uno scontrino? Ce sarà qualcuno che una volta ha fatto una fattura falsa? Ce sarà qualcuno che ogni tanto si è dimenticato di pagare una tassa, di pagare il canone, di pagare la TASI, non lo so, qualcuno avrà fatto qualcosa, ma potete pensare, è umanamente possibile che siete tutti onesti? Che siete? Cioè, tutti dei Gesù Cristi? No, Valerio, non è possibile. Non posso far altro che condividere quello che stai dicendo, anche perché non so se ci hai sentito prima, ma era un po'... diciamo l'idea che stavo cercando di portare avanti poi, perché oggi c'è sempre questa tendenza che se uno commette un illecito è un delinquente, ma non ci si ferma sempre lì, cioè non si rimane, non ci si concentra sul fatto che sia un delinquente, ma si deve sempre arrivare diciamo al partito di cui faceva parte, alla squadra che tifa, e quindi poi si etichetta, no? Non diventa più la persona al centro, ma il partito di cui fa parte o in altri ambienti della squadra, che così sia. Cioè, per me questo è un processo che è sbagliato, perché se una persona commette un illecito è quella persona che ha sbagliato, perché come ce ne stanno 37, 40 o 100 o 200 che commettono cose illegali, ce ne stanno altre migliaia che invece tutte le mattine si alzano e fanno il loro dovere e magari a volte rischiano anche la vita per andare contro a certe dinamiche, contro a certe situazioni. Quindi questa cosa sempre di etichettare un delinquente per screditare tutto il gruppo, insomma, questo è un processo che purtroppo ha preso piede qui in questo paese, e conosco questo paese perché sono nato qui, che è un processo che però poi non porta da nessuna parte. E il secondo punto invece, che secondo me non è tutta colpa della politica, perché quando poi niente mi toglie dalla testa che anche il cittadino, quando ha la possibilità di scegliere, ci sia anche una parte della cittadinanza che sia in colpa, perché non tutti scelgono quello più bravo, quello competente, o non tutti rinunciano a quello incompetente, quando questa persona profigli qualcosa, qualche vantaggio in cambio, perché poi c'è da dire che, per carità, le preferenze sono sacrosante, però non possiamo dire che quando ci sono state le preferenze allora tutti erano puliti, quando hanno levato le preferenze tutti sono sporchi. Non è così. Per onor di cronaca parliamo delle... Scusate, per onor di cronaca, Stefano, immagino che stai parlando delle preferenze in Parlamento. Le preferenze forse all'interno delle amministrazioni locali sono proprio uno dei mali che esistono, che ha portato la politica degli enti locali a questi livelli. Sì, però sai, perché Roma è Roma, prendersela con le preferenze, cioè no, io non me la sto prendendo, sto facendo con le persone, ma sicuramente. Però insomma, quindi vuol dire che non ci fidiamo nemmeno dei cittadini che vanno a votare, o almeno di tutti i cittadini che vanno a votare, perché poi bisogna vedere anche questa scelta come il cittadino l'affronta.
cioè se l'affronta perché veramente è informato, perché veramente conosce una persona, perché conosce i suoi programmi, le sue idee, il suo modo di fare, o perché comunque, o se no perché è andato al centro anziani di turno, perché è andato con te. In quella situazione di turno e gli ha detto io vi offro questa cosa qua. Sono le 17:52 su Sky Calcio 1 c'è la pubblicità. Voglio lasciare solamente una. Tu hai fatto, cioè, hai chiesto una cosa, ti ha risposto solo il povero Davide Di Carlo. Io mi sono letto l'articolo di Tommaso Ciriaco. Una risposta che credo sia doverosa che te la do sulla tua domanda. Certo, vai. Ecco, allora, io ho letto attentamente questo articolo che ci hai segnalato e sulla tua domanda che facevi. Io ti dico che il problema anche del Partito Democratico sono state le primarie. Le primarie diventano qualcosa che porta due volte il cittadino a votare. Allora, sono state fatte passare come la scelta e quindi non più, diciamo, quel centralismo democratico che andava a scegliere i candidati. È stata spacciata come democrazia partecipativa. La cosa però rimane il fatto che, come nell'articolo di dichiarazioni che io mi trovano d'accordo dell'ex presidente del PD Tommaso Giuntella, quando dice che non lo dice lui, noi lo dicevamo sempre, io l'ho dichiarato apertamente fin dall'inizio, che si è passati dalle primarie per la scelta dei candidati dal Presidente del Consiglio fino ai Presidenti del Municipio, a scegliere anche i segretari delle federazioni locali con il metodo dell'iscrizione fino a un minuto prima che si chiudeva il seggio. Quindi questo ha significato che persone che hanno fatto una militanza, che credono anche nella presenza attiva dell'azione politica, e che io ricordo, Valerio, lo dico a tutti, è scritta e sancita nella Costituzione Repubblicana, non ce l'hai inventata né i comunisti, né i fascisti, né i democristiani, è scritta nella Costituzione Repubblicana, e questo erano definite primarie a 20 euro. Però io direi che al caro Matteo Orfini che non si può annullare tutto, chiudere tutto e condannare queste qui tipo di elezione che è varsa, per esempio, nel caso specifico per Lionello Cosentino, e va bene per Renzi. Due pesi e due misure non si possono fare. Allora non va bene per le elezioni di Cosentino, non va bene neanche per le elezioni di Renzi. E neanche per i parlamentari. E nemmeno per le parlamentari. Cioè io credo, no, Valerio, no. Credo, Valerio, che il problema vero è che, e qui lancio anche un sasso a chi in questo articolo anche mi fa la morale, che invece ha tentato di distruggere quelle cellule ancora attive di partito di massa che c'erano in questo paese. Io lo amo ricordare sempre questa cosa, che nelle mie discussioni in un altro paese d'Europa mi veniva detto da persone probabilmente molto più acculturate di me che ero fortunato nel partecipare a una vita attiva in un partito che ancora era di massa, mentre tutti gli altri partiti di sinistra in Europa non erano più di massa. E ti sto parlando del 2006, 2005, 2004, non ti sto parlando dell'anteguerra o di prima, della nefasta data del 1989. Quindi il problema sono state le primarie. Il problema è che per chi pensa che un partito di sinistra deve essere un partito liquido, ecco dei risultati. Io la vedo, la mia risposta è questa: se Orfini deve chiudere dei circoli fantasma, ma non deve essere Orfini che ce lo deve venire a dire, bisognava farlo noi l'abbiamo denunciato più volte come iscritti al Partito Democratico. Se le chiudesse, ma magari li chiudesse. Quando parlo, guardate, vi lascio Valerio, due secondi, sì. Quando parli delle primarie, sì. Attenzione però, se si affrontano le primarie per quanto riguarda la scelta del nostro candidato premier, a mio avviso può essere anche quello accettata. Sì, io parlo delle scelte interne al partito e quelle che non servono come presidenti dei municipi. L'idea delle primarie, se il Partito Democratico fosse diventato quello che comunque aveva in testa Veltroni, cioè l'unico partito di sinistra, in Italia bipartitismo come in America, questo non è avvenuto e quindi le primarie
hanno perso il loro valore, a tal punto che noi stiamo diventando come i grillini, cioè nel senso i grillini per una scelta devono convocare e chiedere ai loro militanti su internet, e noi per una scelta dobbiamo fare le primarie.